sulla socializzazione, sull'utilizzo sociale dei social network. Il titolo, come voi sapete, è I social media e i nuovi territori urbani, partendo da un progetto di San Paolo del Brasile, che peraltro è una delle città che sono in collegamento con Torino, delle 13 città del mondo che partecipano alla Social Media Week di questa settimana. Il progetto che verrà raccontato da Stefano Boeri, che oltre ad essere assessore alla cultura, alla moda, al design del Comune di Milano, è soprattutto promotore di questo importantissimo progetto di San Paolo Calling sul recupero delle favelas, che è stato realizzato insieme alle segreterie dell'Habitat São di San Paolo. Insieme a Stefano Boeri, Ilda Curti, assessore all'urbanistica, al suolo pubblico, alla rete urbana e all'integrazione delle nuove cittadinanze per la città di Torino. In questo quadro, il ruolo dei social network, come vedremo da questa testimonianza e da tante altre che si possono citare, come quello per esempio dell'utilizzo dei social network, dei social media in Africa o in India, c'è un salto straordinario di non solo di partecipazione ma condivisione, quella orizzontalità di cui parlava il sindaco Fassino questa mattina, credo si manifesti in un modo tangibile, estremamente interessante e vivace. E nel caso di una situazione così particolare, così ricca di umori, anche di criticità, di contraddizione, ma anche di potenzialità e di energie, come le favela, stiamo vedendo le straordinarie risorse che riescono a produrre, ad esercitare sulla popolazione, diciamo, che insiste su quei territori, ma anche oltre a quei territori. Ed è una delle grandi sfide, quelle delle metropoli che accolgono sempre più numerosa la popolazione che cresce in maniera naturale o che cresce per migrazioni. Ormai si sa che le metropoli, la cittadinanza mondiale è superiore al numero degli abitanti nei cosiddetti territori non cittadini o agricoli. Come si definivano forse ormai non più, ma una volta. Ecco, allora io passo con grande piacere la parola a Stefano Boeri che ci racconterà di questo interessantissimo progetto e ne discuteremo poi insieme, prima di tutto ne discuterà con Ilda Curti e poi con voi, perché sicuramente è uno degli elementi non di frontiera, quanto di nuove modalità di relazione tra la socialità e quindi politico, che i social media e i social network ci consentono. Prego. Grazie mille. L'origine, la vedete un po' in questa immagine, l'origine di una riflessione sulle favelas. L'amministrazione di San Paolo, insieme direi a quella di Porto Alegre e negli ultimi anni anche quella di Rio, hanno sperimentato politiche pubbliche di intervento sugli insediamenti informali molto sperimentali ed avanzate e a conclusione di una fase come dire, di pratiche sul territorio, ci hanno chiesto di ragionare con loro sul modo con cui poter raccontare i lati, devo dire, positivi, ma anche i lati contraddittori di queste loro esperienze. Sono stati molto, come dire, espliciti in questo è la segreteria di Habitat São, che è di fatto la parte amministrativa dell'amministrazione, ci ha invitato a San Paolo a, diciamo così, studiare un po' la situazione delle principali favelas di San Paolo e ci ha chiesto di ragionare sul modello più interessante per poter aprire una riflessione pubblica su quello che loro avevano fatto. San Paolo è una città incredibile, straordinaria, gigantesca. A San Paolo ci sono 12.000 favelas. Questo è un primo dato che va capito, nel senso che la dimensione degli insediamenti informali oggi nelle grandi metropoli planetarie è tale che
i due atteggiamenti che in fondo la cultura dell'urbanistica e anche la cultura politica hanno avuto negli ultimi 50 anni stanno, se volete, per fortuna svanendo. I due atteggiamenti sono il primo, che è stato un po' quello prevalente negli anni 50, 60, 70, di sostanziale indifferenza. Se noi oggi pensiamo che per la cultura urbanistica, negli anni in cui si discutevano come fondare nuove città, pensate a Brasilia o a Chandigarh, nascevano in Brasile e in India città dalle dimensioni 4-5 volte maggiore di quelle delle nuove città di fondazione, nascevano in un modo completamente diverso, nascevano ovunque con una grana, con un tessuto molto particolare, eppure per anni l'attenzione verso la città contemporanea o nuova era tutta data verso le utopie delle città di grande città di fondazione, e il fenomeno degli insediamenti informali è stato sostanzialmente trascurato, considerato una specie di aspetto marginale e da cercare di rimuovere dallo sguardo. Quando questo fenomeno in tutto il mondo, grazie anche ad alcuni testi e ad alcune inchieste giornalistiche, ha cominciato a diventare rilevante, si è immediatamente messo in risalto l'aspetto, da un lato, cancerogeno del fenomeno, cioè la dimensione virale e il fatto che questa città informale, anche il termine città informale è un termine discutibile, è una città che in qualche modo determina grandi problemi di sanità, è in qualche modo soggetta a problemi di illegalità fortissimi che poi si propagano nelle aree circostanti. Oltre all'insalubrità, è una città senza servizi, una città con una bellissima qualità della vita, eccetera, eccetera, eccetera. E da lì sono nate delle politiche. In Brasile questo è stato molto forte, ma non solo in Brasile, penso in India, in molti paesi africani, di rimozione, non più di rimozione nel senso dell'indifferenza, ma di rimozione nel senso dello spostamento spaziale, della demolizione, gli insediamenti informali non più come un fenomeno da guardare con la coda dell'occhio, ma come un fenomeno da osservare per poter agire attraverso forme di rimozione vera e propria del problema. Quindi le politiche principali sono state quelle di costruire quartieri esterni di edilizia pubblica verso cui spostare le popolazioni delle favelas, di demolizione, tabula rasa degli insediamenti informali. E questo tipo di atteggiamento in alcuni paesi è ancora fortissimo. La situazione attuale è una situazione diversa, nel senso che da qualche anno le amministrazioni pubbliche delle grandi metropoli, in qualche modo, adesso tornando per sommi capi, ma in qualche modo coinvolte in un tentativo di affrontare in modo esplicito la dimensione di questi insediamenti, ha cominciato a capire che non basta più l'indifferenza e non basta più neanche la condanna, che si tratta di aprire un discorso nuovo. Innanzitutto perché questo è un fenomeno ormai di dimensioni planetarie e Vittorio Bo diceva prima, il 50% della popolazione del mondo, si dice con delle statistiche approssimative, però credo di fondo veritiere, è una popolazione urbana. Se calcoliamo che circa il 33% degli abitanti nelle grandi città vive in insediamenti informali oggi, quindi in quel mondo variegato che assume nomi variegati, perché slum, scanty town, baraccopoli, favela, sono in realtà sinonimi, ma poi sono tutti anche declinazioni di uno stesso grande mondo urbano. Se calcoliamo questo, vuol dire che già oggi noi abbiamo una popolazione di circa 1.600.000 persone che vivono in insediamenti informali, e che se nel 2050 si arriverà, come previsto, al 70% delle popolazioni che vivrà nelle grandi metropoli, nelle città del pianeta, questa popolazione degli insediamenti informali arriverà fino attorno ai 2 miliardi di unità.
Quindi si tratta di una parte fondamentale della vita quotidiana di questo pianeta. Si parla di una parte fondamentale delle città, dell'idea di città. E devo dire che in questo c'è una prima considerazione, cioè il fatto che in fondo le città sono cresciute, costruendo nel corso dei secoli pezzi nuovi, parti nuovi, devo dire anche seguendo delle tradizioni, delle storie, delle biografie molto particolari. Gli insediamenti formali, le favelas, sono una sorta di grande modello globalizzato di condizioni urbane, perché sostanzialmente seguono alcune regole di fondo fortissime, quella di essere degli insediamenti ad altissima densità ma a bassissimo investimento in infrastrutture comuni. Sono degli insediamenti ovunque questo del mondo, in cui sostanzialmente c'è una sorta di cortocircuito tra la dimensione interna dell'abitare e la dimensione della città. Non c'è lo spazio intermedio, non c'è lo spazio intermedio dell'architettura, dell'edificio. Sono delle stanze, degli agglomerati di stanze, sostanzialmente, con tante differenze di carattere regionale. Sono una realtà che cresce con una velocità che a volte è quasi intollerabile per le politiche pubbliche. Cioè, uno dei problemi principali a Mumbai o a Nairobi o a San Paolo è quello che le politiche pubbliche non riescono sostanzialmente a reggere il tempo di crescita, quindi anche semplicemente a controllare i movimenti, le estensioni, le ritrazioni, le accelerazioni di questi territori. E questa crescita, e questo c'è un altro elemento fondamentale che oggi caratterizza questi insediamenti, insieme agli aspetti negativi che permangono, cioè restano insediamenti con delle condizioni di salubrità drammatiche, con un'assenza quasi totale di servizi, con un'assenza quasi totale di infrastrutture per il trasporto pubblico ovviamente, ma in generale di infrastrutture pubbliche. Però per esempio questi insediamenti hanno una funzione vitale dovuta anche alla loro rapidità di estensione e di ritrazione, che è quella di poter accogliere i flussi migratori. Nelle grandi metropoli come Mumbai o come Nairobi, ma anche nel caso di San Paolo, i flussi migratori arrivano soprattutto innanzitutto lì, dove trovano, anche attraverso un sistema di reti parentali a distanza, una immediata facilità di ospitalità. E questo, se volete, comincia a essere un valore che è anche un dato, tra virgolette, di necessità. Non è semplicemente un dato da leggere attraverso una prospettiva di dannazione. E poi possiamo cominciare a dire che molti di questi insediamenti informali si sono negli ultimi anni costituiti, anche grazie a delle esperienze sul campo di soggetti operatori del terzo settore, delle microimprese, delle forme cooperative consortili attorno al lavoro artigianale, per esempio al lavoro di riciclo dei materiali o attraverso forme di, poi ne vedremo qualcuna, di intervento sulla micromeccanica, di intervento su una coltivazione diffuse, delle forme di imprenditorialità che a volte rendono una parte di questi insediamenti alcune delle aree più dinamiche delle città contemporanee, dove ancora c'è un tessuto misto, dove si vive, si lavora e si produce e si ricerca magari nello stesso agglomerato di stanze. Quindi in un certo senso quello che noi oggi registriamo è che comincia a esserci uno sguardo diverso su questa città così globale, così radicata e così capace di declinarsi in realtà differenti. E questo sguardo diverso è uno sguardo che comincia anche a riguardare da vicino la politica. Cominciano a esserci delle politiche nelle grandi metropoli, ma parliamo anche delle città europee, come vi dirò fra poco, che guardano in un modo diverso questo fenomeno. Allora, il senso un po' della nostro lavoro su San Paolo è stato quello di provare a ragionare, se avete alcune immagini, della straordinaria capacità di costituirsi come nicchia e di inserirsi nei paesaggi più disparati, grazie anche alla loro facilità e rapidità di montaggio e smontaggio che hanno questi insediamenti. Quello che abbiamo proposto è stato un modello un po' diverso dal solito, forse questa è la cosa più discutibile e anche interessante, nel senso che solitamente quando, soprattutto in un lavoro che mette insieme la politica e la ricerca sul territorio, si cerca di fare un lavoro su un caso studio,
si porta tutta l'attenzione, dei ricercatori, un gruppo interdisciplinare di ricerca, sul campo. Noi abbiamo provato a fare solo in parte questo e a invece a lavorare su una idea un po' differente. Cioè abbiamo detto, proviamo a portare a San Paolo, come una forma di gemellaggio, alcune realtà di insediamenti formali di altre grandi città del mondo, trovando una forma di gemellaggio tra realtà di insediamenti formali come questa di Dharavi a Mumbai, che conoscete tutti, che forse è il caso più anche spettacolare, quello da quando Milionaire è stato diventato un film di cassetta anche più noto, in quella famosa scena iniziale in cui i musulmani nella traduzione italiana vengono presentati come i cattivi, quando invece in realtà sono loro che subiscono l'attacco dei nazionalisti, e siamo dentro Dharavi, siamo proprio nel cuore di Dharavi. Ma abbiamo anche provato a fare un confronto con città come Medellin, dove il tema dell'insediamento formale è stato affrontato attraverso delle politiche pubbliche molto coraggiose di insediamento di alcuni grandi servizi, soprattutto di tipo culturale, biblioteche, asili, scuole. Nairobi, dove abbiamo confrontato un'esperienza, poi dirò, spiegherò meglio, a mio parere straordinaria, di intervento attraverso un sistema di coltivazione di orti urbani diffusi che ha in qualche modo riattivato anche una dimensione commerciale, produttiva. E una realtà che può apparire lontanissima è quella di Mosca. Io ho lavorato a Mosca negli ultimi anni, ho insegnato e quindi ho studiato e capito una cosa che mi ha davvero colpito, cioè che da un lato la grande realtà dei micro-rayon, cioè dei grandi insediamenti di modello sovietico di edilizia sociale, che sono quasi il 75% della Mosca contemporanea, sono oggi oggetto esso stessi di un fenomeno di insediamenti informali, nel senso che molti dei servizi che strutturalmente mancano vengono costituiti dai cittadini in modo informale. Ma soprattutto che per certi versi questa è l'unica realtà come dimensioni comparabile con quelle degli insediamenti informali. Cioè l'edilizia sociale nel blocco orientale sovietico, delle grandi metropoli del blocco sovietico, ma in larga parte anche di paesi come la Cina, è un fenomeno in qualche modo globale, di dimensioni tali come pezzo, come parte di città, l'unico fenomeno costruito nella storia di città, comparabile con le dimensioni della città informale. Questo per dire quanto questi due poli sono interessanti. Quindi questo lavoro che abbiamo fatto insieme con la Strielka, Scuola Strielka di Mosca, è stato paradossalmente quello apparentemente più lontano, ma anche che ha dato più, come dire, riscontri. Come un'altra città su cui abbiamo lavorato è Baghdad, anche qui con un gruppo di ricercatori che sta a Baghdad, perché Baghdad sta oggi, nel dopoguerra, ricominciando a come dire, svolgere quella funzione di costruzione di insediamenti informali, di accoglienza, di ospitalità, però è un fenomeno rapidissimo, in rapidissima crescita. Ecco, forse possiamo fare vedere un filmato che, intanto, anche senza volume, spiega un po' alcune... Allora, cosa è successo? Abbiamo pensato che la cosa migliore potesse essere di scegliere le più grandi favelas di San Paolo, quindi parliamo di qualche centinaia di migliaia di abitanti, e di invitare per 6 mesi, ogni mese, i ricercatori di alcune di queste 6 città del mondo in una delle favelas. Quindi era un gemellaggio diretto. São Francisco, abbiamo invitato i ricercatori che lavorano sugli insediamenti Rom di Roma. A Iopolis abbiamo invitato i ricercatori di un gruppo URBS bravissimi che lavorano a Dharavi, dentro Dharavi, hanno una sede dentro Dharavi, lavorano a Mumbai sul tema dell'autocostruzione. Perseopolis abbiamo, questa è una mostra iniziale che lanciava l'idea, a Perseopolis abbiamo invitato i ricercatori di Nairobi che lavorano sul tema degli orti urbani, sulla coltivazione diffusa. Ma gli inviti non erano inviti solamente così a fare dei convegni, degli incontri. 2 settimane di lavoro, e in queste 2 settimane abitanti di Mumbai, di Nairobi, di Medellin venivano a San Paolo e nella favela gemellata portavano le loro esperienze. E questo è stato forse l'aspetto più interessante, nel senso che per esempio in una di queste favelas, grazie all'intervento di un gruppo di insegnanti delle scuole medie elementari della Matare, che è la grande favela di Nairobi,
si sono costruiti una decina di piccoli orti che sono diventati dei modelli che poi sono stati in qualche modo. Allo stesso modo, questo modo di, come dire, ricostruire dei gemellaggi a distanza è stato interessante perché gli abitanti delle favele si sono sentiti protagonisti di uno scambio internazionale e questo ha generato una forma di autocoscienza, di autoconsapevolezza, di orgoglio che è stato poi molto positivo nel coinvolgere nel lavoro seguente. Questo è un po' il senso dell'operazione. Adesso è un'operazione che, diciamo, si è conclusa in questa prima fase. A me piacerebbe molto cercare di ampliarla, per esempio di passare a una cosa che in questa prima fase è mancata, cioè un rapporto diretto con gli amministratori, con i politici delle diverse città. Così come mi piacerebbe ampliare la casistica. Abbiamo provato e non siamo riusciti in tempo a coinvolgere, per esempio, un'altra grande città come Bangkok, dove c'è un'altra ancora declinazione potenziale di questi insediamenti. Però è quello che io cerco di fare. Il senso complessivo, e concludo, è quello di provare a costruire un manifesto che provi a tratteggiare un profilo di questo fenomeno planetario gigantesco, gigantesco e oggi vicinissimo, questo lo voglio dire con forza perché a Milano, adesso meno, ma noi abbiamo avuto circa 10.000 persone che vivevano nelle baraccopoli fino a qualche mese fa. A Roma, la questione Roma è una questione irrisolta ed è una questione che si traduce in una presenza spaziale e geografica molto evidente, addirittura con alcuni campi che hanno dimensioni gigantesche. A Napoli e nel Casertano questo fenomeno, come succede in parte anche a Milano, è un fenomeno che solo in parte assorbe popolazioni di recente immigrazione o marginali, ma in molta parte è il prodotto di forme di autocostruzione che riguardano direttamente la popolazione indigena. Quindi questo è un fenomeno che ci tocca, che a Barcellona è molto evidente, che a Parigi è molto evidente, che a Londra ha dei problemi molto forti e che ci tocca, che tocca l'Europa, che tocca le città europee. Quindi io penso che l'idea di un manifesto che spiega di cosa stiamo parlando, mostra le fisionomie e le diverse declinazioni assunte da questo fenomeno, che comunque, ripeto, ha dei tratti strutturali di fondo unitari in tutto il mondo, e ne mostra anche gli aspetti di necessità e di positività, se la cosa, anche se può apparire paradossale, cioè comincia a dire qui però, attenzione, c'è una dinamica, una capacità dinamica del fare impresa come comunità, come rischio sociale, che non troviamo in altre parti di città. Qui però c'è una capacità di accoglienza, di fare comunità, in cui diciamo, la dimensione sociale si riflette subito sullo, io so che su questo Hilda ha lavorato benissimo, si riflette subito sullo spazio fisico, che non troviamo in altre comunità. E allora come si interviene? E qui concludo. Quali sono le politiche? Sono politiche di sostituzione parziale, come è stato fatto in parte a San Paolo, cioè al posto di alcune zone particolarmente degradate si costruisce dell'edilizia sociale e poi le si offre agli stessi abitanti. Sono politiche invece di rigenerazione dentro quei tessuti, quindi si lavora più di fino, si lavora cercando di mantenere la scala di questo sistema di microstanze, di queste molecole di interni che nella loro complessità generano un effetto urbano. Si lavora in terreno delle infrastrutture o dei grandi servizi, Medellin, biblioteche. Medellin è nel giro di 10 anni passata dalla capitale al narcotraffico, una delle città più interessanti di un rapporto nuovo di investimento sugli insediamenti marginali grazie a una politica di Fajardo e di un gruppo di intellettuali che ha promosso la progettazione di biblioteche, scuole, asili proprio nei luoghi più drammatici, presentando questo come un investimento prioritario. Il titolo di questi cantieri era qui, queste sono le vostre tasse, e sotto nascevano le biblioteche, le scuole, gli asili. Quella è stata un'esperienza per me incredibilmente importante che credo andrebbe raccontata ancora di più. Queste sono modalità, oppure si interviene lavorando cercando di, come dire, cogliere la dimensione dinamica di auto-organizzazione dal basso e provando a offrire delle tecnologie di base, per esempio pensate all'autocostruzione che ha dei costi bassissimi e che può generare degli effetti molto interessanti anche dal punto di vista del fare impresa, perché poi nascono imprese lì che cominciano a produrre opportunità e offrire lavoro
e a offrire prodotti per la domanda che c'è nelle favelas, ma anche nella domanda che c'è nella città. Sapete che sul riciclo dei materiali, questo l'esperienza del Cortoleros a Rio o a San Paolo è già un'esperienza molto avanzata, ma questo oggi succede anche nell'edilizia, così come può succedere nell'enogastronomia o nel tessile. Quindi c'è anche questa gigantesca opportunità di riguardare quegli insediamenti leggendo la possibilità di un intervento positivo di miglioramento attraverso la chiave della microimpresa come DNA potenzialmente innovatore con una forza formidabile. A me tocca? A te. Allora, come Stefano sa, lui è il mio guru da molti anni. Io sono un'artigiana delle pratiche urbane, ho cominciato da artigiana delle pratiche urbane e ho alcuni punti di riferimento intellettuali. Uno è lui, un altro per una fase, però adesso mi ha deluso, è Latouche, perché ho provato... Sì, mi ha deluso nel senso che c'era tutta una teorizzazione molto interessante sull'economia informale che mi aveva suggestionato, abbiamo provato a farla, sono andata a un convegno, gli ho detto, guardi, volevo capire perché ci sono le criticità, mi ha detto, ma c'è qualcuno che pensa di farle, le cose che scrivo. E io a quel punto ho avuto un crollo di mito, dicendo, ma come? Un po' come il leoncino che va dal vecchio leone, dice, ho fatto una cosa bellissima, dimmi se è vero. E altri. E allora, rispetto a quello che lui raccontava, io vorrei porre alcuni punti, poi nella mia esperienza di amministratore locale, insomma, appunto, di artigiana del marciapiede. Perché da un lato, diciamo, c'è una... passatemi il termine, una seduzione intellettuale che gli intellettuali del nostro continente hanno per la vitalità dell'informalità che c'è in altri continenti e un'assoluta difficoltà in realtà a individuare degli strumenti che ci consentano di capire che in realtà l'informalità è dentro di noi. Cioè nella città europea, nelle città italiane, nelle città europee, l'informalità forse c'è sempre stata. Sicuramente oggi è un fenomeno che esiste, che come descriveva bene Stefano, è gassoso, cioè ha una capacità di occupare gli interstizi della città, i vuoti urbani dal punto di vista fisico e spaziale, ma anche i vuoti urbani dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Esiste sempre di più, esisterà per tante ragioni. Uno, perché siamo... comunque accogliamo chi in realtà viene da realtà dove l'economia informale e il modo informale di vivere la città è pratica quotidiana, ma anche perché le condizioni sociali ed economiche spingono all'informalità. E noi ci ritroviamo senza cassetta degli attrezzi. Noi non abbiamo un pensiero, non abbiamo una consapevolezza, non abbiamo una letteratura, non abbiamo cassette degli attrezzi e quindi di fatto tutto questo magma che si muove dentro le nostre città sta sotto il capitolo abusivismo ordine pubblico, perché quelli sono le modalità ordinarie con cui si affronta questo tema, che sono è come sparare però con la cerbottana a un esercito di formiche, nel senso che anche acquisendo, diciamo, anche facendo il vice sindaco di Milano della giunta Moratti decorato, facendo finta di essere così, in realtà si spara con la cerbottana, cioè non si è risolutori di problemi, semplicemente si dice ai cittadini allarmati, si mostra il muscolo e si dice noi lo affrontiamo in modo, appunto, con gli strumenti tipici securitari, di fatto non si risolvono i problemi, spesso si acuiscono, si spostano i margini, si spostano dove, diciamo, la città formale non vede, generalmente dove convivono povertà, fatiche, difficoltà, e però non c'è neanche la capacità di esprimere una voce di rabbia per chi poi convive con l'informalità. E allora una delle cose che più mi affascina e che secondo me deve diventare una modalità di pensiero condiviso anche tra amministratori locali è quello di capire quali possono essere le cassette degli attrezzi, cioè come l'affrontiamo.
Da un lato noi vediamo, io lo vedo, poi molti di voi credo siano di Torino, insomma la città la conosciamo, noi abbiamo pratiche urbane, chiamiamole così, pratiche urbane, formali o non formali, non necessariamente informali perché negative o perché portatrici diciamo di disagio sociale, ma penso al guerriglia gardening, penso ai badila badola, penso alle modalità di... penso al vecchietto che sotto casa mia in una aiuola spartitraffico di Corso Regina Margherita da 5 anni sta coltivando un giardino in modo del tutto abusivo e che ne ha fatto un giardino delle fate con le rose e il pergolato d'uva. E noi come la trattiamo quella roba lì? Facciamo finta di non vederla, in realtà non riusciamo a farla diventare una pratica di cittadinanza, cioè la pratica urbana informale come diventa pratica di cittadinanza, cioè capacità di una comunità locale o di soggetti di una comunità locale di diventare in qualche modo parte della vita urbana, perché se lo sono perché sono tollerati, oppure perché si trovano, si rincorrono delle modalità di concessione. Al mio vecchietto che arriva con la bicicletta arrugginita e le taniche d'acqua nell'aiuola spartitraffico, io non gli posso fare una concessione di aiuola in quanto individuo, non saprebbe neanche da che parte cominciare. E perché devo costringerlo a stare dentro un'associazione che si prende cura dell'aiuola? Allora, qual è lo strumento? Intanto lui coltiva la sua uva e adesso fra un po' farà la vendemmia. Vi consiglio di andarla a vedere, Corso Regina, angolo via Vanchiglia. Ed è appunto un giardino delle fate. Quando un giorno gli ho chiesto come mai lo fai, lui mi ha detto perché regalare il bello è un dovere. Io vorrei istituire un premio a chi dice regalare il bello è un dovere. Allora, intanto il tema, come queste pratiche urbane, che sono appunto pratiche che dimostrano però la vitalità di un magma che si prende cura, che sta in mezzo, che cerca le forme e gli equilibri all'interno degli interstizi della città di stare al mondo, come diventano pratiche di cittadinanza. E su questo io devo dire, rispetto a tutte le esperienze che noi abbiamo fatto, l'uso, diciamo, i social network sono essenziali, cioè sono lo strumento più democratico, accessibile possibile per mettere in relazione i pixel, perché questi sono tutti pixel, cioè noi abbiamo tanti pixel in giro per la città o in giro per le città che si muovono, che fanno, che provano, che disfano, che si relazionano, ma non hanno nessuna sono dei pixel senza voce, non hanno voce, semplicemente perché nella città valorizzata, nella città pensata, nella città pianificata non ci stanno, e in realtà l'utilizzo dei social network diventa lo strumento di comunicazione accessibile, democratico, possibile per farle conoscere queste pratiche e quindi anche per arrivare a un grado di formalizzazione possibile, perché altrimenti non si vedono, cioè non basta andare in giro come faccio io con la mia macchina scassona, mi fermo e chiedo, perché poi non le sai nemmeno spesso nelle grandi città che cosa succede, perché ha ragione Stefano, si muovono con una velocità che non riesce, nel momento in cui l'ha fissata sono già da un'altra parte. Queste pratiche urbane danno anche in qualche modo rimettono in discussione l'idea di comunità territoriale, di comunità locale, di una comunità omogenea che vive un territorio, perché in realtà rimescolano le relazioni e usano degli strumenti appunto democratici accessibili come quelli dei social network per diventare delle comunità che collegano pixel che non necessariamente stanno nello stesso posto, condividono lo stesso spazio. Città informale. Da un lato c'è la città informale dal punto di vista spaziale, quella che descriveva Stefano, appunto, che è già dentro di noi, più o meno, che sono le baracche sui fiumi, che sono le popolazioni, sono le vite sono le vite di scarto di cui parla Bauman, poi sono quelli che vivono sui resti della città, che sono fenomeni che l'urbano ha sempre avuto, cioè il vivere dei resti della città è l'urbanità che porta al fatto che ci sono popolazioni che vivono nei margini. E quello ovviamente però presenta, diciamo, una complessità nell'affrontarle gigantesca in termini urbanistici, in termini sociali, in termini economici, in termini di progetti di integrazione e di inclusione sociale.
dall'altro la città informale dal punto di vista economico. Cioè le economie informali, potrei farvi decine di esempi, cose su cui per esempio io da assessore ho lavorato tantissimo, cercando di non regolarizzare ma formalizzare l'economia informale, che sono i venditori di stracci nel canale Molassi dei Baluni il sabato, che sono le donne peruviane che fanno il catering abusivo la domenica mattina al parco della Pellerina, che sono i cabò cabò, i taxi abusivi, che sono le donne africane che preparano i pasti caldi per i taxisti abusivi cabò cabò, e sono i meccanici abusivi in strada. Voi se passate in qualche strada di Porta Palazzo, di Barriera, vedete una macchina col cofano aperto e qualcuno che ci lavora dentro, sono meccanici abusivi, cioè diciamo c'è un professionista che sta facendo che aggiusta qualcosa, però fuori, e poi magari butta l'olio nel tombino. Allora quella roba lì, oltre a dire che è abusiva, che devono pagare, come riusciamo a affrontarla? Da un lato, oppure pensate alla creatività di quello che si è inventato col thermos di tè e di caffè, che vende il tè caldo e il caffè caldo la notte a Porta Palazzo ai montatori abusivi del mercato. Io lo trovo, appunto, bisogna dargli il premio impresa dell'anno, perché copre un bisogno, perché in realtà è un'economia informale che è capace in tempo reale di adattarsi alle richieste del mercato. E se il sistema imprenditoriale italiano avesse questa capacità, probabilmente saremmo il paese più ricco del mondo. Invece di... Allora c'è un nodo che è interessante da studiare, da affrontare, da capire, che è appunto la capacità e il savoir-faire. Le mie signore peruviane che in casa il sabato pomeriggio cucinano per 1000 persone hanno una competenza nelle mani gigantesca, hanno una capacità di organizzazione e una capacità logistica gigantesca, che non è impresa però, che non riesce a diventare impresa. Il problema è che regolarizzarle, farle diventare qualcos'altro, significa ammazzarne la capacità di spesa, perché ovviamente l'informalità consente anche di essere molto adattabili dal punto di vista economico e quindi di offrire, diciamo, servizi o merci a prezzi concorrenziali, facendo concorrenza sleale, perché poi questo è un tema serio, non è che c'è un tema che sta alla concorrenza sleale, al fatto che ti costa meno, non paghi le tasse, non sei alla Camera di Commercio, non hai la partita IVA, non c'hai il commercialista, eccetera eccetera. È economia di sussistenza, perché poi alla fine è un'economia di sussistenza sulla quale appunto la gente campa, ma sicuramente non fa il salto. Ma noi non la, è come se avessimo un microscopio che guarda soltanto a una certa scala. La scala, quella lì, che è micro, che è fatta di singoli, di persone, noi non abbiamo strumenti per affrontarla. Non sto a raccontarvi, appunto, cosa può fare una pubblica amministrazione. Noi abbiamo... Perché una pubblica amministrazione non è che può dire semplicemente siete belli, che figo, perché sono abusivi, perché e quindi bisogna inventarsi anche degli strumenti amministrativi, giuridicamente che stiano in piedi, perché poi ci sono i ricorsi al TAR e quindi l'area dei Molassi definita area di libero scambio per venditori non professionali, con una serie di regole. Le signore peruviane che sono state con una negoziazione faticosa messe in un, insomma, hanno creato un'associazione, gli è stato dato in concessione il parco, abbiamo fatto un disciplinare di regole però per fare tutto questo non bastano le regole, bisogna avere un rapporto caldo con le regole, perché altrimenti continuiamo a pensare che e la città europea, la città contemporanea, le nostre città pensano che sia sufficiente pubblicare sull'albo pretorio le regole perché queste succedano. In realtà poi le devi negoziare continuamente, devi continuamente avere una capacità relazionale che permette anche di cambiare le regole, perché cambia il fenomeno. Il fenomeno ha una velocità di cambiamento molto maggiore di quanto non sia la capacità di una qualsiasi pubblica amministrazione, anche interessata a lavorare, che però ha dei tempi che sono dei tempi che stanno alle sue procedure. Quindi trovare l'incontro, diciamo, tra il formalizzare, rendere
pratica di cittadinanza, anche negoziare le regole, perché insomma al meccanico abusivo, cioè non è che siccome è un meccanico abusivo ed è esotico deve buttare l'olio esausto nel tombino, no, cioè il principio di legalità deve valere, le signore peruviane se vogliono accendere il fuoco lo fanno nelle piazzole, perché non è mica detto che devono, come facevano prima, prendere le panchine di legno per accendere il fuoco, cioè c'è un principio di legalità e equità che deve essere garantito, che però è anche quello che sta nella negoziazione. Io ti riconosco portatore di un diritto, però proprio perché ti riconosco portatore di un diritto, ti riconosco anche portatore di doveri, e su questa cosa qua dobbiamo continuamente trovare, diciamo, il punto di equilibrio tra i due livelli. Allora, per farla breve, la domanda è: riusciamo a occuparci anche degli strumenti di cui le nostre città, io credo, hanno un... Allora, gli strumenti vengono dopo, perché prima bisogna essere consapevoli del problema. Intanto, secondo me, c'è bisogno anche in questo paese di cominciare a dire che c'è un tema, che questi fenomeni non possono essere semplicemente ascritti al disordine urbano da trattare con gli strumenti dell'ordine pubblico, e che quindi abbiamo bisogno di riaffrontare il modo con cui pianifichiamo non solo la città spaziale, ma anche la vita della città, i tempi della città, le modalità con cui viene vissuta e vengono vissuti gli spazi pubblici della città. E poi dobbiamo invece lavorare, raffinare gli strumenti che al momento sono uno sforzo creativo dal punto di vista amministrativo piuttosto rilevante, ve lo assicuro, perché insomma ci sono dei salti carpiati dove devi avere anche dei funzionari particolarmente interessati a inventarsi delle modalità che siano dentro le regole, però, perché siamo pubblica amministrazione e quindi non possiamo inventarci cose. Allora, questo secondo me è una sfida che credo debba essere che possa essere, diciamo, ricca dal punto di vista culturale, proprio per un nuovo pensiero sull'urbano che c'è. Ma le sollecitazioni sono moltissime. E chiaramente una primissima considerazione, domanda, è quella: e che cosa possono esercitare come forza di attrazione e inclusione i social network, i social media? Perché qui stiamo parlando di trasformazioni sociali abbastanza epocali, rapidissime, di dimensioni, come tu giustamente ricordavi, che non stanno assolutamente fuori dalla storia, ma se uno pensa al Medioevo e le città che stavano fuori dalle mura erano spesso più numerose delle parti incluse dentro le mura. Ecco, io un paio di anni fa ho avuto la fortuna di pubblicare un libro che considero molto bello, di un grande ecologista americano, Stewart Brand, che 30 anni fa pubblicò un libro che divenne una sorta di Bibbia, Old Earth Catalog, la catalogazione dei beni della terra, che Steve Jobs, nel suo famoso discorso di Stanford del 2005, quando gli venne conferita la laurea honoris causa, citò come il suo libro, come la sua Bibbia. Dopo un po' di anni lui ha scritto un libro che si intitola Earth Discipline, quindi la disciplina, la cura per la terra, noi l'abbiamo tradotto, in cui lui si faceva autocritica, quattro grandi aporie. Uno era quello sull'energia. Prescindiamo dagli aspetti di natura, come dire, ideologica. Lui dice: io sono stato un antinuclearista per eccellenza, invece credo che oggi sia più ecologico pensare che dall'energia nucleare ci siano più vantaggi che non vantaggi. Il tema del cibo, quindi OGM non OGM, ma due temi fondamentali di questo quartetto di aporie erano la popolazione e le città. E faceva degli esempi che sono quelli che citava prima Stefano, cioè per esempio come nelle enormi città, nella città di Mumbai, ci sia un'economia di scambio rapidissima, una socializzazione straordinaria delle forme di aggregazione che portano a un arricchimento nella costruzione delle relazioni sociali, ma anche delle dimensioni non solo della sopravvivenza, ma della creazione di valori economici che
che scappano. Anche nel film che tu citavi prima, il, come dire, la ricchezza comincia a venire fuori, no? Lula ha tirato fuori dalla miseria 20 milioni di brasiliani, che è una cifra che a noi fa impressione, credo che faccia impressione anche a loro, ma perché sono riusciti a dare un senso a questo tipo di, come dire, di impegno e di lavoro. Tutte le cose che Hilda citava sono degli esempi di quanto le città possano diventare o potrebbero diventare per noi un po' troppo arroccati nelle nostre dimensioni di inclusione ed esclusione, diventare invece degli elementi non solo di tolleranza ma anche di nuove prospettive di socializzazione, no? Allora, una riflessione che facevo era quella: da una parte noi abbiamo sentito e stiamo citando degli esempi di network sociali fisici soprattutto, no? Però la dimensione dell'espansione in termini di comunicazione, di informazione, di condivisione delle esperienze si sta amplificando in una maniera straordinaria attraverso proprio la rete, i social network, eccetera. Ecco, quanto vale per voi in una prospettiva futura, anche molto vicina, tutto questo? Cioè, quanto può esserci di positivo, non solo semplicemente nella notiziabilità, termine abominevole, ma invece nella narrabilità, ecco, mi sembra un termine molto, molto, molto azzeccato. Ma il gruppo di ricercatori che lavora ad Aravi si chiama URBS e hanno tra l'altro un sito fatto molto bene, in cui raccontano tutte le loro attività. E loro lavorano utilizzando molto la rete e sono riusciti in questi anni anche a, diciamo così, costituire dei nodi diffusi di un sistema di simultaneità di scambi sulla situazione di Dharawi. La cosa, oltretutto, credo che abbia, come dire, un costo molto basso e invece un vantaggio sul piano della coesione, del senso di appartenenza formidabile. Questa è certamente una delle sfide. Diciamo che, come succede sempre nei casi in cui stai lavorando su una facilitazione del sistema di comunicazione, di per sé non è sufficiente, però è un'ottima condizione per poi fare tutto il resto, per sviluppare piccola impresa, per fare formazione, per far sentire le politiche pubbliche, che poi la grande questione che poneva Hilda è quella, no? Cioè, lei è il mio guru politico, quindi posso dirlo, ma è veramente quella. Cioè, cosa facciamo noi quando cominciamo a pensare alle politiche pubbliche nel caso di questa dimensione informale? Cito sempre un esempio di un'esperienza per me fatta con Hilda e fatta con Chiamparino a Torino, che è stata nella sua piccolezza, incompletezza, però davvero per me rivelatrice, che è stata appunto l'esperienza di Geodesign, dove grazie a te e al lavoro dell'amministrazione, che a Torino, devo dire, da questo punto di vista è eccezionale, siamo riusciti a lavorare con 40 comunità di pratiche a Torino, che avevano posto il problema di una domanda, di un'assenza di un servizio, di uno spazio, di un utensile. Poi avevamo coinvolto 40 creativi, anche qui il termine è un termine generico, però era, non so, da Jasper Morrison, che è forse il più grande designer inglese, a Enzo Mari, a invece dei gruppi di giovani designer o artisti romani, torinesi, eccetera, eccetera, e 40 imprese. 40 imprese del bacino regionale, imprese soprattutto nel settore arredi, mobili, ma anche servizi. E per un certo periodo nella scuola di Torino si sono uniti dei laboratori fatti dalla comunità, che erano, cito alcuni esempi, poi i pensionati che avevano rilevato il fatto come l'illuminazione nelle bocce, nei bocciofili, fosse insufficiente. Quindi bisogna inventare nome. Gli studenti Erasmus che chiedevano delle forme, delle stenditoi comuni, condivisi. La signora Lucia. No, questo era fantastico. Un
quartiere di case popolari, perché è stata un'esperienza straordinaria, in un quartiere di case popolari si è realizzato un contratto di quartiere per cui abbiamo riqualificato queste case popolari. Case popolari nate nel 74 in cartongesso provvisorie, dove la gente abita dal 74. Per cui contratto di quartiere, coinventazione, facciamo tutta la cappottatura, eccetera, comprese le serre bioclimatiche. Serre bioclimatiche, cioè i balconi che vengono, perché risparmio energetico, efficienza. La signora Lucia Pugliese dice, sì, ma io dove stendo? Cioè, le serre bioclimatiche non sono fatte per stendere le lenzuola. Allora, alla domanda della signora Lucia, ma io dove stendo, l'abbiamo messa. Abbiamo messo la comunità delle signore di via Parenzo a lavorare su uno stenditoio che consentisse di stendere le lenzuola anche in una casa con un'aria sola. Domanda tra l'altro che, come sempre, era poi in realtà generalizzabile. Perché, oppure la comunità LGBT che chiedeva di avere delle forme di contraccezione che nelle dark room fossero visibili. Questo è un problema serio. Oppure i giovani magrebini di Porta Palazzo che chiedevano un kit di montaggio e smontaggio per il mercato rapido. Insomma, però quell'esperienza lì per me è stata straordinaria, perché mi ha fatto capire come le politiche pubbliche oggi devono lavorare soprattutto sul lato della domanda. Cioè devono in qualche modo organizzare una domanda e convogliarla verso un'offerta che è potenzialmente diffusa di servizi, di utensili, di capacità. E questo è un nuovo modello di welfare, che secondo me è il tema poi del centro-sinistra oggi, del governo delle grandi città. Ma adesso qui non vorrei esagerare, però dico anche che a me piacerebbe moltissimo rifare a Milano questa cosa con Ida, mi piacerebbe moltissimo farla magari con Milano e Torino insieme, facendola questa volta come una cosa fatta dalle due città, quindi visto che c'è anche Vittorio qua, questo, e così facciamo, rendiamo fertile anche questa discussione. Proviamo a trovare, come dire, le risorse, come si dice, però le risorse in realtà in quel caso erano state praticamente nulle, perché è stato basato sulla generosità, e sarebbe fantastico per il 2013 lanciare questa cosa. Siamo contenti. Ottimissimo risultato di questo incontro. Non so se ci sono domande da parte vostra. Prego. Sono utili nella misura in cui sono degli straordinari canali di comunicazione simultanea, di reciprocità, di interazione. Stop. Non bisogna pensare che da solo risolvono i problemi, come non succede, ma sono estremamente utili. Sono utili moltissimo a una scala come quella di una ricerca come la nostra, però questa è un'altra risposta. Cioè, noi li abbiamo usati moltissimo per tenere i rapporti tra i diversi gruppi di ricercatori nelle città, nelle diverse città, e con le favelas e con il gruppo di lavoro che stava a San Paolo in questi mesi. Questo è un altro tipo di risposta, no? Però c'è un'utilità legata al tipo di flessione che tu dai a questi strumenti, riferendoli a uno scopo, a un obiettivo, credo, almeno questo penso sia la risposta.
Vorrei aggiungere solo due cose. Uno, è tutto vero, i social danno la possibilità di rendere dicibili e narrabili queste pratiche urbane, che altrimenti non lo sono, cioè rimangono chiuse nel pixel o all'interno della comunità di studiosi o di praticanti. E in realtà noi abbiamo bisogno anche che diventino dicibili, narrabili, raccontabili, cioè che diventino anche delle modalità di pensiero sulla vita urbana. E stabilito che sono pratiche urbane che non hanno voce, che non hanno non suscitano neanche l'interesse dei media tradizionali tendenzialmente, cioè sono del tutto, a meno che non rappresentino allarme sociale, di fatto non sono interessanti neanche le modalità o le progettualità che si sviluppano all'interno di queste pratiche urbane, di fatto sono i social che permettono di raccontare, anche di raccontare e raccontarsi. Seconda cosa che vorrei dire è che dal mio osservatorio, rispetto al mondo, al mondo connesso, mettiamola così, con tutto quello che vuol dire essere connessi, con social, eccetera, gli esclusi, per esempio, non sono gli immigrati, cioè gli immigrati sono la comunità inclusa che ha più competenze e più capacità di usare la connessione, per ragioni che stanno al fatto che altrimenti non si parla col proprio cugino rimasto a casa, però ciascuno di loro usano Facebook, usano Twitter molto più di quanto non facciano le popolazioni autoctone, per esempio, dei quartieri popolari nei quali io intervengo, insomma. Per cui sono in realtà molto competenti e sono anche molto capaci di essere bridge rispetto a una comunità globale che non è necessariamente una comunità territoriale. L'assessore. Social media non è Facebook, cioè, per esempio è il bilancio partecipativo di Porto Alegre, dove nelle favelas decidono cose insieme con attenzione alle compatibilità di bilancio, ma con la partecipazione delle persone, creando una specie di spazio intermedio virtuale che non c'è nella realtà. L'assessore Curti ha un consiglio comunale. Volevo solo, oltre che ringraziare entrambi gli assessori, entrambi gli amici, riportare due esempi, appunto rispondendo alle domande rispetto a che cosa possono fare i social network. Ha risposto, credo, più che esaustivamente Hilda, ma due cose mi avevano molto colpito. Ricordate nello tsunami terribile di qualche anno fa, alcune comunità di pescatori dell'Oceano Indiano che si sono salvati grazie a SMS, ma anche ai social. E un'altra che è ancora più interessante a livello globale è che in alcune favelas del Brasile ci sono delle forme di salvaguardia rispetto alle pandemie e rispetto alle dimensioni delle malattie che sono straordinarie, cioè arrivano molto prima nelle informazioni e quindi nella comunicazione delle terapie di quanto arriverebbero, riuscirebbero ad arrivare, come dire, le strutture socialmente riconosciute. E questo è uno dei fenomeni più interessanti e fondamentali da un punto di vista ovviamente della sopravvivenza, se pensiamo poi al numero delle persone che crescentemente occupa quelle dimensioni, quegli spazi, credo che sia già di per sé un gol straordinario. Dobbiamo chiudere per onorare gli impegni dell'assessore Curti e ringraziamo loro. No, non farla arrabbiare. Grazie infinite.